こんにちは、ラザッカのまゆみです。オッチファッチャモラスカートラ。イニチアモラスカートラバーゼビバーゼ。ウジアモクワトロフォーリー。パルテビアンカソープラ、ビエガメタオリゾンターレ。アプリ。パルテソープラ、ビエガメタデラメタ。Quindi bordo fino alla linea centrale e piega. Adesso piega a metà verticale. Apri. Ora parte bassa pieghiamo due linee diagonali. E parte sinistra pieghiamo un triangolo. Angolo porta al centro e piega un diagonale. E piega una parallela.Dobbiamo sollevare la carta. Combacia linea bassa e linea destra. E da angolo fino alla punta. Poi questa linea orizzontale piega e solleva due lati di scatola. Primo pezzo è pronto. Facciamo quattro pezzi.Ora vediamo come si assembla. Nella tasca di parte destra infiliamo parte sinistra. È la stessa forma, quindi sia parte rettangolare che triangolo infila, metti dentro. Non tutto, ma lasciamo 1-2 cm. E abbiamo messo 4 pezzi.Ora, primo, quarto pezzo, solleva, tira su, porta avanti, porta sopra. E primo pezzo mettiamo dentro di quarto pezzo. E ora infila fino in fondo. Così la scatola è pronta. Prima variazione, stella ninja colorata.Pieghe sono uguali, cambia solo parte bassa a sinistra, questo triangolo. Apri, adesso piega metà della metà, quindi bordo porta sulla linea diagonale e piega un piccolo triangolo. E ripiega linea diagonale. Poi chiudi, ripiega e facciamo tutti quattro. E apri questo triangolo.Piega triangolo metà della metà e piega sulla linea diagonale. Assemblaggio è diverso dal base. Parte rettangolo infila dentro. E parte triangolo viene sopra di arancione. E parte sinistra, quel triangolo grande, lasciamo fuori. Quindi parte rettangolo infila e parte triangolo viene
sopra di quello verde e parte sinistra triangolo grande lasciamo fuori. E primo pezzo infila dentro di quarto pezzo. Ora rovescia e quattro triangoli grandi e piega a senso antiorario. E la punta di quarto pezzo infila sotto di quello prima. Seconda variazione della ninja bianca. Pieghe sono uguali, cambia solo questa parte triangolo. Adesso piega metà triangolo bianco, quindi bordo alto, porta sul bordo esterno e piega, così viene metà triangolo in bianco. Facciamo tutto quattro. Come prima variazione e parte rettangolo infila dentro e parte triangolo viene sopra di quell'arancione e parte rettangolo metti dentro e parte triangolo metti sopra e parte sinistra quella triangolo grande lascia fuori e primo pezzo infiliamo dentro di quarto pezzo. Ora rovescia, ci sono quattro triangoli grandi e piega al senso antiorario. Terza variazione con mulino grande. Le pieghe sono uguali, cambia solo parte triangolo. Adesso piega un piccolo triangolo fino alla linea centrale e poi ripiega. Triangolo piccolo fino alla linea diagonale e poi ripiega diagonale, così due linee diventano parallele. E assemblaggio è uguale di altre variazioni. Parte rettangolo infila e parte sinistra lascia fuori. Primo pezzo infila dentro di quarto pezzo e dietro piega in senso antiorario. Quarta variazione con mulino piccolo. Le pieghe sono uguali, cambia solo questa parte triangolo. Adesso piega triangolo piccolo verso esterno. Quindi piega triangolo e bordo porta sulla linea diagonale. Piega un piccolo triangolo. Assemblaggio è uguale di altri. E parte rettangolo infila, parte triangolo piccolo viene sopra e parte sinistra triangolo grande lascia fuori. E primo pezzo infila dentro di quarto pezzo e dietro piega senso antiorario e la punta infila sotto. Cambiando le pieghe sul triangolo, fate la scatola originale. Arigatou gozaimashita.